Fernando Ranalli, allora è un'occasione importante, 55esimo Gran Premio Confetti Mario Pelino. Ecco, quando si farà, quanti partecipanti presumete di poter avere? Perfetto. Parliamo un po' di tutto. La gara quest'anno per il secondo anno consecutivo si fa il 2 giugno, perché dalla tradizione che si è sempre fatta in onore delle feste di Sant'Antonio, la seconda domenica del mese di giugno, da 2 anni a questa parte la Federazione Ciclistica Italiana ha stabilito che i ciclisti la seconda domenica di ogni mese non possono più gareggiare. Questo perché il troppo agonismo li portava all'esasperazione. Allora hanno pensato di fermarli un giorno al mese e che possono fare però cose alternative, mountain bike, gare a cronometro. Per cui l'abbiamo dovuto anticipare al 2 giugno. Il 2 giugno capita con la festa della Repubblica, quindi a noi si fa davanti alla caserma dei militari, quindi meglio di così non poteva andare. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, a questa mattina sono 51 già iscritti. Presumiamo di arrivare a 100 partecipanti, e 100 partecipanti per noi è un grosso successo. Mario Pelino, parliamo un attimo di questa manifestazione che sono ormai 55 anni puntualmente che si fa. La soddisfazione innanzitutto è aver preso il testimone, che oggi è già tanto, dopo 55 anni. Certo, è la celebrazione di nostro nonno e anche la celebrazione dei nostri genitori che hanno dato tantissimo allo sport, ci hanno creduto sempre, anzi direi che sono stati degli antesignani, no? In un periodo in cui ancora si legava l'immagine di un'azienda all'immagine dello sport, loro lo hanno fatto non per calcolo venale ma per passione. Diciamo che questa passione dello sport è rimasta nella famiglia. Passione trasmessa naturalmente. Trasmessa, lo facciamo con piacere, non lo facciamo con nessun altro fine, anzi. Quindi è bello poter festeggiare 55 anni di una manifestazione che ormai è a livello nazionale, perché vengono ragazzi da tutta Italia, anzi bisogna dire che qui abbiamo allevato dei talenti, no? Che c'è giovani che poi si sono affermati anche a livello professionistico.